che possono essere gli spostamenti, diciamo, dei pazienti, ma proprio determinate necessità di offrire a ognuno il massimo livello in termini di risposta di qualità. Se nella prima fase abbiamo spostato i pochi in terapia intensiva contagiati, era proprio per occupare queste strutture singole, domani faremo esattamente il contrario, quindi andremo a concentrare in una struttura, ma sarà sempre un fatto di spostamento verso un'unica struttura, quelli che vanno in terapia intensiva contagiati. Quindi è un meccanismo che oggi porta da una parte e domani porterà a concentrare. Immaginate come delle camere singole, no? Isolate, eccetera, pressione negativa e via dicendo. Occupandole tutte abbiamo dovuto usare più strutture nel territorio regionale, perché normalmente se ne tiene un ospedale normale, ne ha una di camera in terapia intensiva di questo tipo, a pressione negativa, con tutte le caratteristiche. Immaginando un numero che cresce, non puoi andare avanti a forza di strutture singole, è più semplice svuotare una terapia intensiva ordinaria, dedicare quella per intero ai contagiati, e quindi stai in un posto. Poi l'un posto può essere Marche Nord piuttosto che Torrette, piuttosto che un'altra terapia intensiva. Però è un modello, insomma, di risposta che permette di gestire al meglio la situazione, immaginando che possa crescere. Quindi sono scelte organizzative che noi facciamo e predisponiamo prima. Allora, quando si spostano i pazienti, non dovete stupirvi, serve a offrire a tutti il meglio, questo è l'obiettivo. E quindi non può essere letto perché il paziente viene portato da me, perché viene portato di là. Noi siamo un sistema sanitario unico, regionale. Se quando c'è bisogno si usano anche quelle delle altre regioni, perché il sistema sanitario di noi è anche nazionale, oggi stiamo gestendo in questa maniera. Quindi se sentite parlare di spostamenti, immaginate che è legato non a una sorta di distribuzione, ma alla necessità sanitaria di dare la giusta risposta. L'età dei in terapia intensiva, la maggior parte sono anziani, ma abbiamo anche una persona attorno ai 50 anni, quindi non è che riguarda solo esclusivamente gli anziani, lo dico perché, come sempre, è una malattia che non va né sopravvalutata né sottovalutata. Non è una banale influenza, non è una febbre emorragica, insomma sta in una collocazione, chiamiamola sua, con una sua pericolosità, una sua rischiosità, ecco perché è importante fare l'attività di prevenzione, che deve farci sentire più sicuri. Noi, sapete, avevamo chiesto di poter continuare su tutto il territorio regionale con l'attività di prevenzione, perché riteniamo, su basi scientifiche, che sia la cosa migliore. L'Istituto Superiore, che guida le scelte del governo, il governo ha scelto di avvocare a sé un po' tutto il percorso con il decreto, ha limitato questa scelta alla provincia di Pesaro Urbino. Quindi, diciamo, rispetto a un indirizzo da parte nostra regionale, era quello di poter continuare con le misure preventive in tutta la regione, c'è stata una scelta, ma è una scelta forte, perché nello stesso tempo col decreto il governo si è preso, a mio giudizio, una grande responsabilità di fare e riservarsi queste valutazioni. Noi la legge siamo abituati a rispettarla, quindi agiamo di conseguenza e abbiamo applicato, per quanto di nostro dovere, insomma, tutte le indicazioni del caso per applicare la legge, quindi stiamo dentro il quadro delle norme. La provincia di Pesaro Urbino potremmo chiamare la zona gialla nel nostro territorio regionale, il resto della regione è in fascia verde. Il decreto prevede in tutto il territorio nazionale, a seconda della collocazione negli allegati, allegato 1 zona rossa, allegato 2 la chiamo io, non so se si chiama zona gialla, l'ho battezzata così, facciamo il semaforo, zona gialla, e il resto d'Italia zona verde. Zona rossa sono i 10 comuni, lo dico perché su questa zona rossa si è pensato che tutta l'Italia fosse zona rossa, no, la zona gialla sono le tre regioni, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, quelle che hanno i cluster all'interno, insomma, o in stretta correlazione, e anche i numeri più importanti in termini di contagiati, e poi insieme a loro la provincia di Pesaro Urbino e la provincia di Savona. Il resto d'Italia in zona verde. Io immagino che, essendo passati da una valutazione in una prima fase un po', chiamiamola anche delegata alle regioni, a questa fase più strettamente governativa, è chiaro che l'evoluzione della situazione poi determinerà da parte del governo le scelte. L'ha fatto con un decreto determinato dei parametri, di fatto immagino che se la situazione dovesse cambiare andrà ad aggiustare scelte e provvedimenti. E impegnate dal punto di vista sanitario,
per quanto riguarda a oggi, per quanto riguarda le strutture di ricovero, abbiamo Marche Nord, Torrette, Fermo, San Benedetto, Civitanova, Urbino, quindi diciamo, tutti sono messi a disposizione delle necessità con quel modello che vi dicevo prima, e così come per i ricoveri Marche Nord, Torrette e Fermo, che erano le tre individuate fin da subito come punto di riferimento per l'intera regione per quanto riguardava i ricoveri. Ci sono quelli che stanno in isolamento domiciliare, parliamo oggi di 233 persone, di queste 7 hanno dei sintomi, 226 sono asintomatici. Quindi sono tutte persone venute a contatto con situazioni di rischio che stanno in isolamento, fra questi ci sono anche operatori sanitari che giustamente prima di ogni altro hanno la possibilità e può capitare di avere queste forme di contatto. E in gran parte asintomatici, 7 dicevo con i sintomi. È chiaro che poi i tamponi verranno fatti secondo i criteri nazionali, man mano che si manifesta il primo sintomo immediatamente viene fatto il tampone. A oggi i test in corso sono 54, quindi sono 54 tamponi che verranno processati. Credo che da domani faremo la doppia... Da oggi. Molto bene. Un'altra esigenza con la crescita del numero dei tamponi è quello di processarli non in una tappa ma in due. Un ragionamento che abbiamo fatto ieri, quindi già oggi si inizia con questa doppia doppio momento in cui si andrà a verificare se i tamponi fatti sono positivi o negativi con tutto quello che poi consegue rispetto all'attività che verrà portata avanti. E sempre oggi c'è stato un primo incontro in un tavolo economico, perché ovviamente la priorità per noi è l'attività di natura sanitaria, l'abbiamo dimostrato fin da subito, ci interessa l'attività di prevenzione e ovviamente l'attività di cura e di aiuto alle persone che poi ne hanno necessità. Abbiamo anche stanziato 1 milione di euro questa mattina come giunta regionale a favore delle strutture sanitarie che hanno dei costi aggiuntivi proprio per far fronte alle necessità. Anche qui di nuovo ringrazio chi ci opera, perché orari aggiuntivi si sprecano in questo periodo, quindi c'è anche un'attività aggiuntiva rispetto all'ordinario di cui si fanno carico gli operatori sanitari. L'altro lato, il secondo, è quello economico, non banale, perché è evidente che è una situazione che genera dei problemi all'economia nazionale e anche all'economia marchigiana. È stato un incontro importante, erano presenti tutte le associazioni di categoria, già credo che ne abbiamo già dato ampiamente notizia, da questo seguiranno altri tavoli per coordinare anche un'attività su scala regionale con quella che si farà a livello nazionale, in cui l'appuntamento di mercoledì ha una centralità, perché sarà quello in cui si, oltre alle enunciazioni, insomma, rendere più concrete le prime misure a favore dei lavoratori o delle imprese in termini di risposta immediata, perché già insomma, c'è chi subisce le difficoltà di rallentamenti economici dovuti alla situazione. La cosa purtroppo impossibile è fare previsioni, perché nessuno sa quello che accadrà da qui in avanti. Noi nel momento in cui affrontiamo un livello di difficoltà già iniziamo a ragionare del passo successivo, quindi ogni volta predisporre il passo successivo, essere pronti immaginando quale sarà la prossima necessità e come affrontarla. Stare questo passo avanti ci ha permesso fino ad oggi, diciamo, in maniera sicuramente buona per le persone che si sono rivolte ai nostri servizi, di risposta in base alle varie esigenze che sono state rappresentate. Sapete che il grosso oggi è concentrato, tutti i pazienti tranne due, dico bene? Sì. Tutti positivi tranne due stanno nella provincia di Pesaro Urbino, quindi c'è questa concentrazione molto forte a confine con l'Emilia Romagna, però i primi due casi di Ancona, eccetera, sappiamo che dovrà, anche qui dovremo seguire con grande attenzione l'evoluzione. Quindi affiancheremo, anche lì aggiorneremo gli strumenti sulla base di quello che si verrà a determinare. Questo è il quadro oggi. E finché avremo una situazione in evoluzione così significativa, immaginiamo di avere questi appuntamenti per di volta in volta aggiornare dati, chiamiamole modificazioni in termini di organizzazione sanitaria e via dicendo.
Vi dico anche un altro dato che credo che già sia percepibile: è chiaro che per poter dedicare più risorse per seguire questi pazienti c'è stato un rallentamento nelle attività programmate. Questa è la cosa più ovvia: se un'attività programmata può essere spostata di un mese, è giusto che questa venga rinviata a favore invece di una assistenza sanitaria forte nei confronti di chi ha più necessità. Anche qui ci aspettiamo presto di avere anche deroghe di carattere nazionale che ci permettono di gestire al meglio entrambe le attività. Così come accorpamenti di attività sono all'ordine del giorno, perché è un modo oggi per gestire anche quello di decidere di fare svolgere attività tutte in una struttura, proprio per di nuovo liberare infermieri, medici, eccetera, che possano seguire al meglio il resto. Quindi aggiustamenti di questa natura sono già in atto. La cosa più semplice intanto è stato il rallentamento dell'attività programmata, il secondo passo è appunto questo degli accorpamenti, e poi di volta quello che servirà, dando una risposta proporzionata a quello che arriva, possibilmente stando sempre un passo avanti a quello che serve. Oggi appunto abbiamo iniziato ad avere due turni, questo consente anche di avere delle risposte per tempo, mandando a casa un paziente sospetto e quindi liberando ancora una volta degli spazi, oppure purtroppo ricoverandolo e predisponendo un percorso assistenziale. Per andare avanti sul discorso della programmazione, noi stiamo lavorando moltissimo anche col numero verde, che ci sta dando una grande mano a informare i nostri cittadini, e abbiamo fatto delle riunioni non solo per queste riorganizzazioni interne aziendali che abbiamo comunque condiviso a livello regionale, ma stiamo ragionando anche appunto di prevedere altri scenari per organizzarci, e quindi ne vengo da una riunione in cui abbiamo cominciato a discutere anche su altri scenari. E cerchiamo di stare, come diceva il Presidente, un attimino avanti per non trovarci poi in condizioni di difficoltà. Ci tengo anche a dire che siamo stati molto adeguati e molto attenti all'utilizzo dei tamponi, non ne abbiamo fatti quando non c'era bisogno, abbiamo rispettato in maniera pedissequa le indicazioni che ci sono venute dal Ministero della Salute, facendone un uso attento e evitando appunto di fare degli utilizzi inadeguati. Questo è anche un altro elemento che penso sia importante. Sì. Oggi pomeriggio Protezione Civile Nazionale distribuirà 400.000 presidi, sì, di protezione di chi lavora in strutture sanitarie per tutto il paese. La metà andranno nelle tre aree più colpite, l'altra metà nel resto del territorio, in proporzione ovviamente alla casistica. Quindi noi avremo da oggi pomeriggio una quantità più importante, a questa notte arriveranno una quantità più importante di presidi. Oggi mi ricordo il giro che ho fatto nelle strutture, le avevano chiuse negli armadietti perché sparivano al primo apparire, quindi è stata fatta una gestione molto, anche in questo caso, oculata, però certamente poter avere anche una, chiamiamo anche sotto questo profilo, una maggior disponibilità permette a tutti quanti di lavorare sicuramente meglio, non dovendosi preoccupare di proteggere il presidio a disposizione, ma anzi, avendo più facilità per tutti di poterli avere, di poterne accedere, poterli utilizzare e svolgere al meglio il proprio lavoro. Quindi è per noi molto importante questa risposta, perché Protezione Civile Nazionale, perché andando a fare gli ordini direttamente non arrivava più nulla. Cioè i canali attraverso i quali ci si approvvigionava si erano rapidamente esauriti, e questo contributo di Protezione Civile Nazionale, un contributo importante, ha fatto, diciamo, scorta per tutti, e questo ci permette di, diciamo, con più tranquillità, di avere a disposizione un materiale prezioso. Man mano che si renderanno necessarie altre strutture verranno attivate. La cosa preziosa che ci accennava prima il Presidente è esattamente quella di dedicare dei posti, perché in malattia infettiva arriva anche chi ha un altro tipo di polmonite. Allora, separare questa tipologia di pazienti attivando dei posti letto dedicati anche in malattie infettive è importante, separando le tipologie differenti. Perché c'è anche pericolo di coinfezione contestuale. Quindi. La Marche Nord hanno già dedicato una terapia intensiva a questo scopo. Cioè hanno proprio messo tutti i pazienti con queste problematiche, li stanno accorpando. Adesso ancora parliamo di numeri, per fortuna non bassi, giganti, non è, però la logica è questa. Sì. Noi abbiamo attivato anche sui pronto soccorsi, a Marche Nord in particolare, dove abbiamo avuto già dall'inizio un po' più problematiche, ma lo stiamo facendo anche nel resto della regione, dei percorsi alternati. A Marche Nord abbiamo messo due pass
di vecchia memoria sismica purtroppo, cioè due camper, non so come li vogliamo chiamare, sia a Pesaro sia a Fano. Abbiamo differenziato gli ingressi nel resto dei pronto soccorsi della regione. Quest'oggi abbiamo verificato che potrebbe valer la pena, pur avendo dedicato una stanza a Torrette, di portare anche lì un pass per fare questo pre-triage, cioè si tratta semplicemente di capire per tempo che paziente c'è davanti, evitando che entri dentro di un ospedale. In televisione avete visto spesso quella tenda, noi invece la tenda abbiamo messo un camper perché ci teniamo di più al comfort. E stiamo facendo le verifiche, man mano ce l'abbiamo i camper, insomma usiamo i camper. Camper apposta alla tenda. Poi, come dicevo prima, l'importante è che già oggi sappiamo quello che ci può servire domani, dopodomani e così via. Quindi adatteremo le scelte alla necessità. Si può ulteriormente ridurre l'attività programmata, si possono impegnare altre strutture, cioè dobbiamo essere flessibili. Dobbiamo essere flessibili e pronti ogni volta a quello che possiamo immaginare accadrà domani, dopodomani. Parliamo di un virus di cui non sappiamo neanche quando finirà, se finirà come le influenze, se... Quindi tutte le osservazioni sono limitate. Certo che l'attività fatta, la chiusura delle scuole, eccetera, è stata importante. Quello sicuro. E cosa che non faremo, non si fa mai per un'influenza, no? Che si diffonde. Tenuto conto che ho visto due volte e passa più trasmissivo di un'influenza normale, ma dall'altra parte c'è stata tutta l'attività di arginatura, adesso vediamo l'evoluzione. Però parliamo di una cosa nuova, non c'è nessuno scienziato che viene qui che ti dice a quella data... Però se guardiamo la Cina, da quanto tempo sono in difficoltà, Presidente, un'idea ce la possiamo fare. E poi loro hanno fatto misure veramente draconiane, cioè coprifuoco, tutti a casa, so. Non c'è nessuna misura nuova, le misure sono quelle. Sempre quelle, non ci sono misure nuove particolari. Nelle province, quelle Emiliano Lombardia, era 1 ogni 8.000, quindi ho chiesto al governo di darsi una misura, poi oltre alla misura, quello che chiedevo anche altri presidenti è se in una provincia chiamiamola una misura importante, fare prevenzione anche nelle province confinanti, limitrofe, anche se non hanno casi, no? Sempre in termini di contenimento. Il governo ha fatto la sua scelta, di fatto in parte ha sposato l'idea che andasse fatta questa scelta, chiamiamola, ma non per le aree vicine. E quindi un passo in avanti francamente è stato fatto rispetto all'atteggiamento precedente. Io sono convinto che sarebbe stato meglio un po' di più e loro un po' di meno, e ripeto, speriamo abbiano ragione loro. Ok, perfetto, grazie. Sì, questo è quello vecchio.